questo successo lo dedichiamo a tutti i ragazzi che hanno dato l'anima per questo campionato. Per fortuna ci è andata bene, poi vorrei dedicarlo a tutta la società e sempre al direttore Cristarelli, è un grande. Innanzitutto ti ringrazio sempre per la tua grande disponibilità e professionalità. Sì, in effetti siamo orgogliosi. Personalmente sono orgoglioso di aver coinvolto inizialmente in questo progetto il presidente Gianni e il vicepresidente Raffaele. Un ringraziamento perché questo è il momento dei ringraziamenti, va fatto a tutti, alla cittadinanza, un ringraziamento ai tantissimi tifosi sempre presenti, al nostro staff, ai nostri calciatori e a tutti. Ma in particolar modo ci terrei anche a ringraziare innanzitutto mio fratello che con grande professionalità, impegno e sacrificio è andato avanti, ma anche naturalmente la mia famiglia a cui ho sottratto diverso tempo che restituirò con gli interessi. Detto questo, vorrei solo dire che il progetto Casori ha permesso a tanti cittadini di rendersi orgogliosi della propria città in una Casoria spenta da diverso tempo e da diversi anni. Lo sport quindi aiuta ad un rilancio di una città. Non solo il calcio, è importante sapere che sul nostro territorio esistono altre realtà come la pallavolo, come la pallacanestro, come il karate, come ce ne sono diversi. E quindi è bene che tutti si affacciano e facciano qualcosa per questa città. Quindi invito, il mio è un invito ai tanti imprenditori, alla Casoria Civile, a colui che ci vuole aiutare nella progettualità, a dare un aiuto non solo al Casoria Calcio, ma anche alle restanti attività sportive presenti sul territorio. Grazie alla società del Casorio, in nome della mia redazione di Sport Event, grazie per la splendida ospitalità per due feste dello sport, pomeriggi bellissimi, all'insegna del fair play, abbiamo visto tutte e due le gare, le due tifoserie a contatto, non ci stanno né vinti né vincitori, sia 15 giorni fa che oggi, San Mauro di Casoria vince lo sport, vive il fair play, grazie alla società tutta del Casorio. Esattamente, io condivido parola per parola tutto ciò che hai detto. Quindi forza Casoria e arrivederci in promozione. Ah, possiamo dire finalmente ci siamo? Eh sì, finalmente ormai ci siamo, a pochi secondi dalla fine, 3-0, nessuno ce la può levare più questo sogno. Una fantastica società, un gruppo, una famiglia, alla fine i risultati premiano chi davvero ha dato l'anima a questa magnifica stagione. Sì, sono i risultati quando si lavora con sacrificio, onestamente e duramente i risultati devono arrivare, per forza. Questo è nella vita, nel calcio, come nel lavoro, nell'amicizia e nell'amore, i risultati arrivano sempre. Siamo pronti, grazie per stappare lo spumante, ci siamo, manca pochissimo questa promozione a chi è dedicata. Di festa, una piccola vena polemica. La dedico a chi 2 anni fa ci diceva sono tre pazzi, non hanno le possibilità, si spaccano in un mese. Siamo qua. Forza Casoria! Grande anno, sono contento per questa piazza e so che continuerà a fare grande calcio qua a Casoria. Io e Mario vogliamo salutare tutti gli amici. Dopo. Grande la festa viola, doveroso partire con l'iceberg, la punta della società, anno meraviglioso! Anno meravigliosissimo, siamo partiti veramente con l'unico scopo era quello di vincere il campionato. Non ce l'abbiamo fatto in modo diretto, anche se ce l'abbiamo messo tutto, ma alla fine abbiamo raggiunto i playoff e li abbiamo superati. Questo era il nostro obiettivo e non possiamo essere più felici di oggi. Io faccio fatica anche a contenere le emozioni.
però siamo felicissimi. Mi risulta anche difficile parlare oggi. Società ambiziosa e compatta, gruppo meraviglioso, tifoserie che vi ha sempre sostenuto in casa, trasferta anche negli allenamenti. Cosa sentiamo oggi di promettere questa piazza a merda? Grandissime soddisfazioni. Allora, innanzitutto devo dire grazie alle persone con me, a Raffaele Nocera, a Fabio Cristarelli, a tutto lo staff. Abbiamo uno staff fantastico, che forse non lo definirei nemmeno staff, ma una famiglia, perché veramente possiamo dire che si è creata una famiglia. Per quanto riguarda le ambizioni, ci sono state, ci sono e ci saranno anche per il futuro. Infatti sicuramente adesso faremo un campionato di promozione, ma lo scopo non è quello di stare a guardare. Complimenti. Grazie. Continuano i festeggiamenti, questa promozione è meritatissima, a chi è dedicata? Siamo solo all'inizio dei festeggiamenti, abbiamo combattuto, siamo arrivati al 26 giugno e ce l'abbiamo fatta. Il mio pensiero a chi va, questi splendidi tifosi, oggi un'altra cornice di 1000 persone, solo a loro possiamo dedicare questa vittoria. E un poco ce la dedichiamo anche a noi, perché veramente abbiamo avuto tanti ostacoli, tanti bastoni tra le ruote, problemi di ogni tipo, ma se siamo ancora qua è perché crediamo nel nostro progetto, crediamo nel Viola, crediamo nella squadra e crediamo nei nostri tifosi. Queste sono le immagini belle, la gente che vi viene a tributare il giusto applauso. Oggi ennesima pagina stupenda dello sport, viva il fair play, queste sono le pagine che vogliamo regalare. Siamo davvero felici perché noi facciamo calcio purtroppo anche rimettendoci molto, però lo facciamo proprio per questo, per i nostri cittadini, per i giovani, per le donne. E devo ringraziare anche la società della Cedonia, che sono state le persone sportivissime e che ci hanno anche fatto i complimenti a fine partita. Complimenti. Grazie. Carlo Cristarelli, dobbiamo l'intervista, perché ormai via i festeggiamenti, un successo, un anno pieno di sacrifici, stiamo a fine giugno, ma che bello vincere meritatamente sul campo. Penso che sia una vittoria meritata, Mario. Abbiamo seminato e abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato: serietà, impegno, valori tecnici. È stato un campionato lungo oltre ogni limite. Io credo che non sia umano, non sia giusto, non sia corretto arrivare al 26 giugno, ma ormai è andata. Non avremo neanche il tempo di staccare la spina che dovremo programmare, però insomma adesso l'importante è aver raggiunto l'obiettivo. Allora, in merito a mister Lamanna e a tutto il gruppo dei ragazzi. Sì, con Lamanna è stata la svolta. Io ho parlato, come parlai con Lamanna, come lo conobbi, capì che era la scelta giusta. Mi voglio dare il merito di questa scelta sinceramente, perché è da lì che c'è stata la svolta, senza nulla togliere a chi c'è stato prima, però poi la squadra ha cominciato a volare e oggi siamo qui ed è un successo che noi dedichiamo ai nostri tifosi, che non ci hanno mai lasciato, mai, in casa, in fuori casa, sempre. Quindi speriamo di ripartire adesso più forti di prima. Ciro Litti, perno del centrocampo Viola, gol importante oggi, a chi è dedicato? A mio zio, che è scomparso martedì. Questa vittoria la voglio dedicare principalmente a lui. Per me è un altro campionato vinto e sono contentissimo in una piazza del genere con tutti questi splendidi tifosi. Un anno importante a questo punto in promozione, e il Casorio davvero parte con tra i favori del pronostico. Almeno l'obiettivo è di far bene. Adesso ci godiamo la festa promozione, poi si vedrà. È stata una stagione. Dobbiamo rilassare un attimo. La coppia d'oro. Attenzione. La coppia d'oro di Casorio, mister Lamanna e Ciro Ricchio, il gruppo. Ma il mister aveva una Ferrari, scusa, c'aveva una Ferrari, La cipiata una 500 rotta. Allora scusami, tu hai preso una 500 e oggi com'è? Oggi è una mezza Ferrari. Ho fatto di tutto per far tornare il mister, un mister decente. Vincenzo Lamanna, Vincenzo Lamanna, dal Ponticelli Cup con furore, la squadra è meravigliosa. L'importanza è davvero di un gruppo unito e compatto, non importa chi scende in campo, importa la passione per questa maglia viola. Infatti Mario, questo è stato il successo di quest'anno, il nostro gruppo, che dall'inizio, soprattutto dall'avvento del mister Lamanna, siamo riusciti in questa grande impresa. Casorio è una grande piazza, merita questo pubblico spettacolare che non è mai mancato in casa e fuori casa, e quindi dedichiamo a loro questa vittoria e alla piazza di Casorio. Forza Casoria! Okay. Allora, il bombero Ricchi e la saracinesca della porta. Senti, anno meraviglioso.
Sì, bellissimo, per me era partito da dicembre, visto che da settembre fino a dicembre mi sono trovato senza squadra. Ho avuto questa opportunità e questa chiamata di venire qui. Ma i ragazzi ti vogliono bene, fatemi vedere, ma lo volete bene, forza! Ciro, ma a quante promozioni siamo arrivati? Questa è la sesta. Quest'anno per te quanti gol? 31. 30 gol, 31 gol te l'aspettavi di superare davvero uno score personale positivissimo? No, io non ho mai fatto il conto dei gol, io a fine anno tiro sempre le somme, a dicembre, adesso mi posso togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, visto che a dicembre sentivo un po' di voci strane. Voci strane, però tu hai smentito sul campo. Signori, Ciro Ricchio è vivo e vergine, uno dei più forti attaccanti bomber in carriera, il Casorio sono di ristretto. Sì, questo non lo so, io ringrazio il mister e il direttore e tutti i miei compagni di squadra se ho fatto tutto questo, solo grazie a loro, perché solo loro ogni domenica mi mettevano in grado di far bene e di far gol, quindi dedico questi gol e questa vittoria a tutti i miei compagni di squadra e al grande mister. Mister Vincenzo Lamanna, un anno ricco di soddisfazioni, ti sei preso delle belle soddisfazioni quest'anno a Casorio? Sì, diciamo, te l'ho detto pure un'altra volta, non mi potevo fare un regalo meglio di questo. Ho trovato una società stupenda, una squadra meravigliosa, veramente, che ti danno tutto. Infatti è una squadra che ha fatto 120 gol in un campionato, è stato bellissimo sinceramente. Due giornate, festa dello sport, sia 15 giorni fa in occasione della gara con la Cerrana, applausi a vinti e vincitori. Oggi altrettanto le due tifoserie a stretto contatto, la società ha organizzato dei mini particolari questa giornata e alla fine i risultati sono meritatissimi. Sì, i risultati sono meritatissimi e poi noi abbiamo un pubblico, non so se infatti tu ci hai seguito parecchie volte, ti posso dire che è un pubblico meraviglioso, e sempre a contatto con l'altra tifoseria, non è mai successo niente e niente, così abbiamo fatto benissimo e grazie a loro che ci seguiranno sempre e facciamo sempre bene. Non è merito a Vincenzo Lamanna, tra il decano degli allenatori per esperienza, professionalità. Una carriera ricca di soddisfazioni, ma questa di solito si dice che l'ultima è sempre la più bella, però questa nell'arco della tua carriera possiamo annoverare dai ricordi più belli. Sì, pure perché è stata fatta in una piazza importante, questa è una piazza importantissima, tutti vorrebbero allenare in questa società, per fortuna quest'anno mi sono trovato io e abbiamo vinto sto campionato. Complimenti. Grazie Mario.